Salve, Connor. Pensavo gradissi una gita in barca. Amo questo posto. È così calmo e tranquillo, lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cos'hai scoperto? Sono stato all'Eden Club, ma non ho scoperto niente di nuovo. Sono molto delusa. Pare tu abbia perso un'altra occasione. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. Questa indagine è parecchio più complessa del previsto. Tuttavia sono certo che risolverò il caso e fermerò i devianti. Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. So che posso farcela. È solo questione di tempo. Sta accadendo qualcosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. 79° piano. Ciao, Hank. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci il suo. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di 4 androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllare. Hanno aggredito 2 guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Uno degli addetti è riuscito a scappare. È sotto shock. Non so quando potremo interrogarlo. In quanti lavoravano qui? Solo 2 dipendenti e 3 androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta. Poi sono scappati dal tetto. Il tetto? Sì, hanno usato dei paracadute. Dobbiamo capire dove sono atterrati, ma il tempo non aiuta. Se vuoi dare un'occhiata al video trasmesso dai devianti, è su quello schermo laggiù.
Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della CyberLife. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo? Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori dal caso. È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Che testa di cazzo. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Ok, tenente. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Credi si tratti di RA9? I devianti credono che RA9 li libererà. Questo androide sembra della stessa idea. Cosa? Ho identificato modello e numero di serie. Dovrei sapere qualcosa? No. Niente. Hanno fatto irruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci.
Di cosa ti occupi? Sono un video operatore. Dammi il tuo modello. Modello JV300, numero di serie 336-445-581. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Stai per essere distrutto! Mi hai capito? Distrutto! I devianti sono stati catturati. Sappiamo tutto. Hanno fatto il tuo nome. Non mentire. Componente numero 845. Regola il battito. Senza questo modulo ti spegnerai tra esattamente 63 secondi. Potrei reinserirlo, ma tu devi.
Sei tu il deviante. Bel colpo, Connor. Volevo prenderlo vivo. Hai salvato delle vite umane. Hai salvato la mia vita. Thank you.